Benvenuti ragazzi, sono Joe. In questo video vorrò parlarvi di molte cose di Advanced Warfare che molti ragazzi mi stanno chiedendo, ad esempio lista swap, can swap, wrist twist, tutte queste cose qua, se ci sono o no. E io ve lo spiegherò in questo video veloce ed esaustivamente. Per prima cosa vediamo lista swap. Premettiamo che io metto bombardiere, la wildcard bombardiere, così posso avere i lanciatori exo, quindi stordenti, torni taglienti e tutto, sul tasto di L2LT. E quindi fare benissimo un insta swap come Black Ops 2, quindi triangolo LT, triangolo, triangolo L2, triangolo, pure YLTY. In questo caso prendiamo il drone tagliente. Il drone tagliente molti ragazzi mi hanno consigliato, Joe, il drone tagliente è il migliore. E io gli ho chiesto perché. Perché lo lanci e lo potete riprendere. Ok, va bene, però vediamo com'è l'insta swap. Questo qua è l'insta swap col drone tagliente. Vedete che è abbastanza, cioè, è bello, è da vedere, soprattutto dopo che abbiamo fatto 2 anni di Black Ops 2. Ok, qua, ok. Dopo 2 anni di Black Ops 2, però, cioè, si vede sta mano in mezzo che può essere figo, ovviamente, però ci mette tanto. E questo qua è il primo modo. Il secondo modo, che è quello che vi consiglio io, è col drone esplosivo, oppure anche col drone tacciante, con tutti e due va bene. Io vi faccio vedere col drone, faccio vedere entrambi, con entrambi, prima con il drone esplosivo. Se ovviamente mi suicido, perché non sembra il caso che mi stia suicidando. Allora, qua abbiamo il Bulldog, e con il drone tagliente, si chiama drone esplosivo, scusate, guardate quanto è veloce, tipo ricarichiamo, tac, insta swap. Cioè, proprio veloce. Tipo così ne potete fare una ventina in aria, guardate che velocità. Tipo lo schermo traballa mentre fai questi insta swap, però secondo me è molto meglio. Ora vi farò vedere con l'ultimo, che è il drone tracciante. Comunque ce ne sono altri, ci sono anche tutte le granate, tutto, ma comunque al limite andate voi in privato, non posso fare un video con tutte le cose. Infine con il drone tracciante viene così, in questo caso abbiamo il NA45 ed è così. No, scusate, non so perché lo sto facendo vedere girando. Questo qua è l'insta swap con il drone tracciante. Ok ragazzi, se invece non usiamo bombardieri, quindi abbiamo gli scudi exo, le funzioni exo, si può comunque fare l'insta swap, però viene un po' più diciamo complicato se siete, diciamo, abbastanza bravi a fare l'insta swap normalmente. Allora, innanzitutto, prima di tutto, voglio farvi vedere il wrist twist, che basta che avete le pistole akimbo oppure anche le armi akimbo, e con prestigiatori correte e ricaricate insieme. Ed esce così. Basta che correte in avanti e ricaricate insieme. Si può fare anche con la pistola destra, che non è come su MV2 che dovete correre avanti e indietro, solo dovete correre in avanti. E quindi qua vi ho fatto vedere lista swap e tutto. Oddio, ok, vi ho fatto vedere wrist twist e tutto. Mentre parliamo dell'lista swap con la funzione exo. Non si può fare con tutte, si può fare solo con lo scudo exo, silenziatore, ping, sistema trofi, occultamento e un altro che adesso mi sfugge, scusate. In pratica mi sembra occultamento. Comunque per farlo basta che fate lo scudo exo, funzione exo, quindi L2LT e poi triangolo. Tipo facciamo così, abbiamo le Atlas Akimbo in mano, facciamo scudo exo, quindi LT L2, no, ho sbagliato tasto, scusate, LT L2, triangolo. Ora vi farò vedere con un altro tipo di scudo, che è qua silenziatore exo. Vedete qua come esce, abbiamo questa arma qua, facciamo così tipo. Questo qua invece è un po' più carino secondo me, perché tira fuori l'UAB e non tira fuori uno scudo. Ad esempio tira fuori come se fosse l'UAB di Black Ops 2. E secondo me è più carina come idea. E non lo so, ditemi voi quale preferite di più. Comunque io per fare trick userò sempre bombardiere, che mi trovo meglio. Per fare il can swap ragazzi è uguale a tutti gli altri COD, basta che avete un'arma per terra, fate a coltello, quadrato, triangolo, tengo premuto quadrato per raccogliere l'arma e poi triangolo, oppure a coltello tengo premuto, oddio non mi ricordo i tasti, vabbè la raccogliete e poi fate quello per cambiare arma. Su sto gioco viene normalmente come tutti gli altri giochi, adesso vi farò vedere un attimo un piccolo trick con Lynx e nulla. Mentre ragazzi i ladder sono uguali identici a Black Ops 2, quindi vi potete attaccare, saltare, fare gli scatti da in cima alle scale, quindi è totalmente uguale a Black Ops 2. In più ovviamente una volta che vi attaccate fate doppio salto, che così almeno andate ancora più in alto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Comunque per chi ancora non l'avesse capito, su Advanced Warfare non c'è il cinema purtroppo. Non so se lo metteranno con una futura patch oppure con un DLC.
ma non penso proprio come hanno fatto su Ghost. Non so perché questa scelta non ha senso. Comunque non c'è il cinema, ovviamente. Lasciate un like, un commento, spero che queste informazioni vi siano state utili. Ah, non c'è nemmeno l'infiltrazione tattica, perché non lo sapesse ancora. E nulla, lasciate un bel like tra non lo so, dopodomani escono le FAQ. E settimana prossima faccio un trick shot tutorial. Inizio forse il Road to Commander solo sniper, perché ho provato a fare Road to Commander ma veniva abbastanza noioso. Quindi ho detto vabbè, lo faccio solo solo con lo sniper, ma almeno riguarda un po' di più il mio canale. Comunque passate dai link in descrizione. Da Joe è tutto, bella.